Un salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video che sarà un altro video della mia Christmas Challenge. Avevo capelli sciolti prima. Faccio vedere come mi sono cresciuti, tra l'altro. Avevo la coda. Vi devo farmi la tinta, sì, ragazzi. Cioè, non sono così brutti come vedete in video, però normalmente sono un po' spenti. Però devo dire che sono cresciuti tantissimo. Infatti, devo farmi la tinta. Mi risciolgo così nel video, sembra meno pallida. Allora, siamo giunti al numero 17, scusatemi per il rumore che sentirete, ma purtroppo ho la finestra aperta perché, sì, voi direte, perché Sara tiene a dicembre la finestra aperta? Perché stiamo facendo cambiare l'aria, quindi, poi c'è Simone che si spara mille, la mia stanza è piccola, guardate che bello, vi farò un video, l'ho promesso, me lo chiedete tutti, ma non ho ancora finito di sistemare tutta la stanza, quindi devo finire tutta, quella l'ho messa da poco, è bellissima, so che si legge solo Princess perché ci sono i fiocchi. C'è scritto la principessa dorme qui, sì, lo so. L'ho ordinata su Wish. Volevo fare un altro video acquisto, però ho detto non dovrebbe uscire, sì. Scherzando, uscirà, lo vedrete. Quindi, però ne ho fatti veramente tantissimi. Ne ho fatti vedere solo quelli più grossi, quelli diciamo, più belli, quelli che ho. Perché poi ho detto troppi video acquisti, troppi spacchettamenti, troppi unboxing, la gente poi mi picchia. Però ne vedrete tanti, sì, perché in effetti questo video uscirà prima. Però lo vedrete, non lo vedete appiccicato ovviamente perché tutti i miei video sono preregistrati. Quindi capirete che c'è una vasta distanza. Tranne questo che lo sto girando il giorno prima, numero 17. Allora, oggi, 17, oh, non oggi, il 17 ovviamente, 17 di dicembre 2020. Io e il mio ragazzo compiamo 2 anni e mezzo che siamo insieme. Insomma, che compiamo gli anni, vabbè, facciamo 2 anni e mezzo che siamo insieme. Se non erro, sì. sì, 2 anni e mezzo. Allora, abbiamo deciso che andremo poi a pranzo fuori, quindi domani. Finché si può, ne approfittiamo, ovviamente sushi. Ragazzi, non ci vedo nemmeno che lo dite in coro. Ovviamente sushi, andiamo a You Can Eat, se vi può interessare. Il ristorante abbiamo scelto Grazia, ha iniziato a ruspare sotto casa, sì. Ci sono le ruspe che stanno spaccando il pavimento, tutto il cemento sotto casa, sì. Che bello. Che voi se sentite le musiche natalizie, io sento la ruspa sotto casa. Poi tutti mi chiede: ma perché metti gli ASMR vecchi? Sì, gli ASMR che vedete che esco sono tutti preregistrati l'anno scorso. Tra l'altro, uno mi ha dato pure il copyright, perché dopo un anno qualcuno si è rivendicato la canzone. Infatti, il mio primo video ASMR ha tipo 2 minuti di buco. E tutto ciò poi lo spiegherò nel video numero 23. Allora, auguri amore per i nostri 2 anni e mezzo. Li festeggeremo con i nostri amici anche, non abbiamo nessun problema, siamo solo in quattro ovviamente, perché si capisce come queste cose comunque. Sono contenta della parte che per ora riusciamo ancora a festeggiare. E niente, come regalo poi vi farò vedere cosa mi ha regalato il mio ragazzo. Mi ha regalato prima perché siamo andati alle Gru, di Grugliasco, per chi non lo sapesse è un centro commerciale molto grande che c'è a Torino, cioè Grugliasco, non è proprio Torino, è Grugliasco. Comunque, però si trova a Torino. I vari shopping per i regali natalizi che penso lancerò con la catapulta perché non so se riuscirò a darli a tutti, però spero di sì. Ma prima di Natale, sì. Comunque, sono molto contenta. Un grande traguardo, pensavo, sì. Pensavo che ci saremmo rotti le palle prima, ma no, ci sopportiamo a vicenda. Siamo riusciti, grazie Ruspe. Diciamo che ultimamente stiamo andando abbastanza d'accordo. Detto questo, litighiamo. Uno scherzo. A volte sì, a volte capita che litighiamo e tutto, però. Grazie Ruspe, il rumore sottofondo è fantastico. No, devo dire che ultimamente ci troviamo abbastanza bene. Tutto il resto. Non ci vediamo spessissimo perché. Grazie. Proprio sotto, eh. Vabbè. Ok, spero che mi sentirete lo stesso. E sì, sto facendo il giro la ruspa. Grazie. Buon Natale anche a voi. Sì. Questo video sarà molto divertente. Volevo dire a tutti voi, come anche a mio ragazzo, che sono molto contenta appunto di aver raggiunto questo traguardo perché per me è importante, cioè 2 anni e mezzo sono tanti. Non so se riusciremo a festeggiare insieme il Capodanno o il Natale, ma sicuramente io e mio ragazzo ci vedremo prima. Magari il 24 riusciamo perché i suoi nonni abitano qua vicino, quindi piuttosto andiamo in mezzo alla strada come i barboni, ma in qualche modo lo escogitiamo. Piuttosto, tanto abbiamo le nostre abitudini ormai la sera di vederci. I film insieme,
ci mettiamo al telefono e ci colleghiamo su Netflix per vederci i film delle serie TV. Abbiamo iniziato una serie bellissima, che poi veramente vi farò una recensione, ce la faremo tutte e due. Comunque, amore, grazie per comunque per quello che fai, perché mi sopporti e tutto il resto. E vuoi farmi tanto la tinta? Sì, ce la farò. No, una cosa importante che è veramente importante è che ho notato di aver trovato una persona molto complice nella mia vita, nel senso che non giudica, cioè, a volte mi giudica, nel senso buono, però nel senso che mi giudica in maniera giusta, nel senso che capisce le mie dinamiche familiari, capisce le mie difficoltà, capisce a volte quando sono triste, mi dice di non esserlo, anche se non è così facile. Mi fa riflettere a volte su alcune cose, come ad esempio il fatto che io molte volte sono molto più altruista che egoista. Cosa che sembra un po' stupida come cosa, però è vero. Infatti quest'anno mi sono fatta molti più autoregali rispetto agli altri anni. E chi non mi... Poi diciamo che ho fatto i regali solo le persone che ritenevo importanti, tra virgolette. E quindi diciamo che su molte cose spero che torneremo presto alla normalità, amore. Sinceramente mi manca l'estate, ragazzi. Detto da me vuol dire che siamo messi male. Per carità, non ci piace tantissimo vacanze, l'atmosfera natalizia ci piace, tutto. La cosa preferita del mio ragazzo è Capodanno, quindi noi siamo fiduciosi e fino alla fine ce la faremo. Se no daremo fuoco a chi so io, faccio nomi. Sono istigazione alla combustione, la violenza, scherzo ovviamente, più forse. Però qua sta arrivando l'incazzatura. Diventerò come i miei capelli. È il mio vestito che ho adesso. Sì, perché io dormo con i vestiti. Per chi non lo sapesse. Ho dei pigiami. Dormo con i vestiti o con le canotiere lunghe. 4.000 coperte. Allora, comunque, è giunto il momento. Il mio ragazzo mi ha regalato prima. Per il nostro... Penso come un regalato, a prescindere dai nostri 2 anni e mezzo. Però, perché mi vedeva felice. Infatti, ti vedo felice. Sono contento. Vi presento il mio nuovo regalo, che si chiama focaccina. Per chi avesse visto il mio story saprà già che cos'è. E voi direte: ma Sara, perché tuo ragazzo ti regala una focaccia? Focaccina. Sì, si chiama focaccina, ma non è una focaccia. Perché alcune storie sono. Le storie durano solo 24 ore e poi scompaiono. Lei si chiama focaccina. E lei è mia foca. Io ho un problema, non posso avere peluche pelosi perché per via della polvere muoio soffocata, tipo. Quindi lei è totalmente ipoallergica, perché per i bambini, ed è una foca, non è un orso senza le orecchie come molti hanno pensato, anche mio padre, è una foca. È la mia focaccina, perché la mia stanza è a tema mare ormai, quindi lei è la mia foca, morbida, è stato il mio nuovo cuscino, guarda quanto è bella. L'ho chiamata focaccina, tanto la posso anche scaccolare, guardate. È fantastica. E mi tiene compagnia, ci dormo di notte, il mio cuscino, il mio appoggio, tutto. Veramente è comoda, cioè guardate, è grossa, quindi potete fare così, andate a dormire. Poi è morbida, l'ho tutta pulita. Devo anche divertire la storia per portarla a casa, perché me l'ha regalata a Legru. Per tornare a casa devo prendere due pullman. E gli ho chiesto al tipo se mi poteva incelofanare la focaccia. Il peluche, perché in Puma fa veramente schifo. Allora me l'ha messa nel cellophane che mettono di plastica con i supermercati quando entri ed esci. Quindi siamo entrati e usciti per farmi incelofanare la foca. E me la sono portata in Puma. Poi l'ho tutta pulita, gli ho tolto l'etichetta e l'ho messa nel letto perché dorme con me. Con me e l'altro, però tutti gli altri peluche che ho perché posso dormirci insieme perché non hanno pelo. Lei poi ha un naso troppo bello che è in velluto. Bella, sarei tutto il giorno a accarezzarla. Io ho un amore incondizionato per i peluche. C'è chi piacevano le bambole, chi gli piaceva, io mi piacevano i peluche. E c'è una collezione di peluche. Bella, è vero, foca. Guardate, c'è pure le pinne. Allora, mettiamo a posto qua il focaccino. Se la metto qua un secondo. Sei buona, fai la guardia. E niente, quindi grazie amore per questo regalo. Io non so cosa regalarti invece, no, mi ho fatto regalo di Natale. Gli ho fatto 3 regali, sono diventato pure scemo perché mio ragazzo dovete sapere che è molto caro nei regali. Quindi prenderli una stupidata non ha senso, quindi penso che poi gli farò qualcosa. Tra l'altro mi è dispiaciuto moltissimo anche il fatto che non siamo riusciti a festeggiare bene il suo compleanno perché io sono stata male prima, lui è stato male dopo, durante, è stato un casino quest'anno, ragazzi, veramente è un anno terrificante, però sono stata comunque contenta e qualcosina te lo farò anche a te, amore, tranquillo.
Niente, penso che questo video si possa concludere qui. Io auguro tutti buone feste e buon anniversario, amore. Niente, ci aspetta il sushi. Poi magari vi faremo qualche spezzone del sushi. Magari non so se uscirà dei video perché magari potrebbe uscire il canale del mio ragazzo, visto che è ancora un po' indietro con i video. Io sono già arrivata al video numero 23, devo girare 23, 24, 25. E poi se riesco, non so se girare il 31, sinceramente, vedrò. Però la mia Christmas challenge l'ho quasi finita. Devo solo fare insieme al mio ragazzo una parte, diciamo, continuativa di un altro video che dovevamo fare. Però sono a posto. Sono abbastanza avanti, devo dire, dai. Quindi potete capire che video quando li ho fatti. Quindi se vedete delle cose che adesso ho appese, le ho comprate già nei video che usciranno. Sto togliendo un pelo dall'elastico. E niente, io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando. Lasciate un like. Se guardate questo cazzo di video, lasciateli like, che sono gratis. Iscrivetevi che è gratis, anche quello. So che faccio tanti video. Ma poi iscrivetevi comunque. E mettete like, un commento qualsiasi. Va benissimo. Io con le campane vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!